Brembo presenta Forza dominante nelle corse automobilistiche prebelliche e nel breve periodo dopo la guerra, l'Alfa Romeo debutta nel neonato mondiale di Formula 1 sul circuito britannico di Silverstone nel maggio 1950. Nonostante corra con l'Alfetta, un modello del 1938, la casa del Biscione domina i primi due campionati prima di ritirarsi alla fine del 1951. Alla guida di un'Alfetta 158, Farina è il primo campione del mondo di Formula 1, vincendo 3 gare su 7. L'anno seguente, l'argentino Juan Manuel Fangio conquista il suo primo titolo, vincendo 3 Gran Premi al volante dell'Alfetta 159. Una delle auto da corsa di maggior successo mai realizzate, l'Alfetta è stata sviluppata alla fine degli anni 30. La prima versione della 158 era alimentata da un motore 8 cilindri in linea da 1,5 litri sovralimentato, i numeri nelle specifiche che hanno dato origine al nome dell'auto. Alla fine degli anni 40 l'Alfa modificò l'Alfetta per produrre oltre 300 cavalli e chiamò la versione aggiornata tipo 158-47. La tipo 158-47 è idonea per il campionato del mondo di Formula 1 del 1950 e l'auto si rivela dominante con un pilota Alfa Romeo che vince ciascuna delle 6 gare di Formula 1 a cui la squadra partecipa. Per la stagione 1951 viene introdotta una nuova versione con sospensioni posteriori rielaborate, un nuovo assale De Dion e un incremento della potenza a 420 cavalli, denominata 159. Statisticamente meno vincente, la 159 vince 5 delle 7 gare in cui è iscritta. Con Giuseppe Farina e Juan Manuel Fangio, l'Alfa Romeo si è assicurata i primi 2 campionati del mondo piloti di Formula 1. Quando il team si ritira alla fine del 1951, erano in corso i piani per un Alfa 160 da 2,5 litri. Nonostante l'abbandono della Formula 1 come concorrente, l'Alfa continua a fornire propulsori a questo sport negli anni 60 e 70, motorizzando tra gli altri McLaren, March e Brabham. Il rapporto Brabham-Alfa inizia grazie al proprietario del team, Bernie Ecclestone, che ha convinto l'azienda italiana a prendere il motore Flat 12, precedentemente schierato con grande efficacia nel campionato mondiale prototipi, e a fornirlo gratuitamente alla sua squadra. Nel 1976, il primo anno della partnership, Brabham e Alfa ottengono scarsi risultati, con 3 quarti posti come migliori piazzamenti. Ma i progressi si vedono nei 2 anni successivi, e le Brabham con motore Alfa collezionano 14 podi e 2 vittorie, entrambe con Niki Lauda nella stagione 78. Il periodo come fornitore di motori incoraggia l'Alfa a tornare come costruttore nel 1979, ritirandosi dalle competizioni alla fine della stagione 1985. Iscritto come Auto Delta, il team ufficiale dell'Alfa Romeo ha disputato 7 stagioni opache. Quando la squadra si ritira a fine 85, il bottino è magro, 0 vittorie e 1° posto nel campionato costruttori. Tra il 1983 e il 1987 l'Alfa fornisce motori all'Osella. Quando la relazione giunge al termine e un accordo pianificato con la Ligier fallisce, il legame tra l'Alfa Romeo e la Formula 1 si chiude. Nonostante siano trascorsi circa 3 decenni tra la prima e la seconda avventura in Formula 1, l'Alfa Romeo ha compiuto altre imprese sportive. Tra queste la Formula 3, per la quale l'Alfa Romeo è stato un importante fornitore di motori a partire dal 1979. A gestire i programmi sportivi del Biscione è l'Auto Delta, diretta da Carlo Chiti. Notevole e di successo l'impegno con le Sport Prototipo.
La Tipo 33, nelle sue varie declinazioni, compete dal 1967 al 77. Chiti e colleghi raggiungono l'apice del successo con la 33 TT12, chiamata così per il telaio tubolare e per il nuovo motore 12 cilindri piatto, che sostituisce il meno potente V8 a 90 gradi. La vettura corre per tutta la stagione 73, che è sostanzialmente di sviluppo, e conquista la sua prima vittoria alla 1000 km di Monza del 1974, classificandosi seconda nel mondiale prototipi, prima di assicurarsi il titolo nel 1975 con 7 vittorie su 8 gare. Nel 1976 l'Alfa Romeo mette in pista la 33 SC12. La SC indica il telaio scatolato. Il motore è stato messo a punto per produrre 520 cavalli e l'auto conquista il campionato mondiale prototipi del 77, vincendo tutte le gare in calendario con Vittorio Brambilla, Jean-Pierre Jarier e Arturo Merzario. Dopo i successi con le vetture sport, Chiti e il team riportano la loro attenzione sul progetto Formula 1. L'Alfa Romeo 177 è la monoposto che debutta in Belgio nel 79 con un ritiro, finendo fuori zona punti negli altri suoi tentativi. Il modello successivo è la 179. Alla guida dell'Alfa Romeo c'è Bruno Giacomelli. Il campione europeo di Formula 2 del 1978 disputa 82 Gran Premi, 49 dei quali al volante dell'Alfa Romeo. Nonostante gli anni difficili per i troppi ritiri, l'Alfa e Giacomelli restano uniti. Il pilota italiano conquista una pole position nell'80 a Watkins Glen, dominando metà gara prima di ritirarsi. L'apice è alla fine del 1981, quando Giacomelli conquista un terzo posto sul tracciato del Caesars Palace a Las Vegas. La 179 era una macchina totalmente diversa, a partire dal motore, che non era più il motore piatto a 180 gradi, ma era il V12 di 60 gradi. Mentre la 177 era comunque una macchina a effetto suolo con le minigonne, però limitata nelle prestazioni, la 179 invece è nata proprio come vettura a effetto suolo. Il motore era un V12, dunque i tunnel erano molto più ampi e avevano una conformazione ideale per far sì che la macchina avesse un carico aerodinamico molto molto superiore alla 177, ovviamente. La macchina effetto suolo è una macchina molto complessa, dove ci sono tante cose che vanno messe a posto. L'inizio del 1979 abbiamo avuto un sacco di problemi che sono stati risolti piano piano, man mano che la stagione avanzava. Poi è chiaro, c'è stato anche l'incidente di Patrick Depailler, che ci ha penalizzato molto, però poi alla fine dell'80 siamo riusciti veramente ad avere una macchina straordinaria. Forse insieme alla Williams penso che siano state le due migliori macchine a effetto suolo mai esistite, con le minigonne scorrevoli. La 179, nelle sue varie evoluzioni, viene sostituita nel 1982 dall'Alfa Romeo 182. Il progetto dell'ex designer Ligier, Gérard Ducarouge, era incentrato sul motore V12 da 3 litri di Chiti che, nonostante producesse circa 540 cavalli, non poteva competere con i motori turbo contro cui stava gareggiando. Abbastanza ingombrante nell'aspetto, ma leggera nella costruzione, la 182 presenta un telaio composito in fibra di carbonio e utilizza canali Venturi per generare carico aerodinamico con l'effetto suolo. Chiti ha progettato un V8 turbo che è stato montato su incarnazioni successive e più snelle della 182, la B e la D. Ma le vittorie sono sfuggite alla squadra e la 182 chiude la sua carriera con una pole position a Long Beach, con Andrea De Cesaris alla guida e un terzo posto a Monaco, sempre ad opera del pilota romano, che avrebbe vinto la gara se non fosse rimasto senza carburante all'ultimo giro. Alla fine della stagione 1985, delusa dalla mancanza di risultati, l'Alfa Romeo lascia la Formula 1.
Nel 2018 il team Sauber di Formula 1 riporta il nome Alfa Romeo ai massimi livelli del motorsport. Legata al gruppo attraverso l'accordo di fornitura di motori della Ferrari, la scuderia svizzera sigla un accordo con l'Alfa come sponsor principale e ora gareggia come Alfa Romeo Racing. Il progetto Alfa Formula 1 è nato da un'idea del defunto CEO della Ferrari, Sergio Marchionne. A partire dal 2015 il marchio Alfa Romeo è apparso su tutte le Ferrari Formula 1. La partnership commerciale è stata il primo segno della presenza dell'Alfa in Formula 1 dopo 3 decenni, ma il legame visivo tra i due marchi da corsa nella sua scuderia non è bastato a Marchionne, che voleva rivedere l'Alfa gareggiare in Formula 1. Sauber e Ferrari avevano da tempo un accordo per la fornitura di motori e il team svizzero aveva concesso occasionalmente posti a sedere ai piloti della Ferrari Driver Academy durante le sessioni di prove libere del venerdì, consentendo alla scuderia di valutare la prossima generazione di talenti in condizioni reali. Nel 2018, ora con l'Alfa Romeo come sponsor principale, la Sauber ingaggia il protetto della scuderia, Charles Leclerc, sulla sua seconda vettura e non è un segreto che l'anno con la Sauber era un preludio per un sedile a tempo pieno con il cavallino rampante. Per il 2019 la Sauber si iscrive al campionato del mondo di Formula 1 come Alfa Romeo Racing. La storia dell'Alfa Romeo e della Ferrari chiude il cerchio con le auto che corrono come Alfa, alimentate da propulsori Ferrari, ovvero l'opposto di quanto accadeva fino ad 85 anni fa, quando Enzo Ferrari metteva in pista con la sua scuderia le Alfa Romeo.